Franco Peirano, Associazione Sport Infinity, ci porta i saluti anche di Domenico Salato, il presidente che è dovuto scappare per motivi urgenti. E possiamo dire che rinasce un nome storico, il Giro dei Monti Savonesi, in chiave appunto storica. Sì, dopo circa 20 anni, e sono circa 20 anni che la gara non viene più ospitata dal Benga, torna Urelli sotto le torri, torna riservato alle autostoriche, quindi le stesse macchine che all'epoca resero famose le strade del Rally di Sanremo saranno proprio le stesse macchine che ripercorreranno tra 2 settimane queste strade per questa prima edizione del Giro dei Monti Savonesi storico. Sarà una gara nazionale, saranno più di 70 km delle prove speciali. Le prove speciali saranno quelle famose, quelle che all'epoca fecero la storia del Rally di Sanremo quando era valido per il Mondiale, in particolare lo Scravaion e i Giovetti, che sono quelle mitiche, e poi il sabato pomeriggio invece apriremo con 2 passaggi sulla prova che da caso ci condurrà verso San Damiano, verso Testico. Questo è il programma, le macchine poi sia il sabato sera che la domenica partiranno e torneranno sempre qui ad Albenga in Largo Doria per fare il parco chiuso in Piazza San Michele, quindi un posto sicuramente invidiabile e invidiato da tutti. Abbiamo sentito nomi prestigiosi come Biovio, Noberrasco, Sommariva e tantissimi altri. Il coinvolgimento con il territorio è totale? Assolutamente sì, questa era la nostra prima intenzione, in accordo con il comune, con l'amministrazione comunale che ci ha supportato in maniera assolutamente convinta e decisa, e era quello comunque di coinvolgere, di rendere partecipe anche il territorio in questa manifestazione, e la risposta che abbiamo avuto è stata sicuramente di livello, è stata assolutamente rilevante. Allora a questo punto ringraziamo Sport Infinity e Albenga è pronta a ospitare e salutare gli amici rallisti. Grazie, grazie a tutti.